stavate aspettando tantissimo e finalmente sono riuscita a registrarlo. Prima di iniziare a farvi vedere tutti i miei regalini, voglio farvi vedere come ho passato comunque il mio compleanno con varie scene. E quindi niente, vi lascio al mio compleanno, torniamo un attimo al 15 gennaio e poi torniamo con i regali. Buona visione e preparate i fazzoletti, che quello che ha fatto Carmine farà piangere a tutti, almeno alle ragazze, ai maschietti può dar spunto magari, farlo anche voi con le ragazze. E niente raga, buona visione, vai! Vai, svita prima un poco e poi ci metti il dito sotto. Vai. Aspetta, ok, va tu, aspetta, va tu che faccio io. Come se volessi su beve pure, com'è che se la manca fa un print, si mette due bicchieri e se lo beve. Vedi nei bicchieri, là sono i bicchieri. Ah, distribuisci, andiamo. Distribuisci, andiamo. Aspetta. Prego, cominciate a prendere. Oi. Guarda dove ti bicchieri. Ok. No. Oi, Lu. Facciamola. Stop, stack. Vai. Lu. Auguro! Ma non mi ha fatto la cosa, faccio no. Ah no, adesso le mie mani. Aiutami. Ragazzi, i miei regali. Vediamo, stavo in bagno. Oh mamma mia! Vedi qua, eccola qua, eccola. 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 Ah, non c'è un cazzo. Ti aspettavo qualcosa sulle scale. Ma per piacere, vai. Ti aspettavo qualcosa sulle scale. Ma proprio. Se tu registra. La mezzo vinto. Ti aspettavo qualcosa sulle scale. Ma pure la porta ci sta niente. Ma non ci deve stare niente. Oh! Ma che c'ho tutto sto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
Happy birthday. Accendiamo la luce, dai. Accendiamo la luce, dai. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Fammelo vedere. Amore. Fammelo vedere. È bello. Io devo mettere, diciamo, su soda. Però vedete, non si vede bene. Vedete dopo. Dove? Non so se ti va. Non lo so se ti va. Ma mamma, ti come fuiare. Dove? 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 Qua. Te lo metto. Misura giusta? Sì. No. No, no. Amore. E devo cambiare. Mamma, che ti sei infammato. Fammi vedere come sta. Fammi vedere. Scusa, fammi. Non ti muovere. 19. Non ti muovere. C'è 9, io sapevo che era 10. Comunque a stringere, perché la mia misura è 8,5-9 e l'anello è 10, quindi ho le dita di una bambina. No, che devo fare? E poi avete visto i miei fanpage cosa hanno combinato, ed io ero all'oscuro di tutto. Infatti sono rimasta tipo e piango, mi sono emozionata tanto, perché dovete sapere che io amo follemente questi video dove ci sono tutti gli sketch di tutti i miei video, io che rido, tutte le mie scimità. Ho visto comunque vari miei video
e ho visto comunque il tempo passare così davanti ai miei occhi, è stato veramente bello ed emozionante. Poi improvvisamente sono usciti Raffaele, Giovanna, Carmen, la mia estetista, cioè mi sono emozionata tantissimo su tutte voi, io non me l'aspettavo nemmeno lontanamente. E quindi io vi ringrazio ancora, anche se l'ho fatto già un milione di volte, vi ringrazio anche qui pubblicamente. Approfitto anche per ringraziare tutti voi che mi avete fatto gli auguri, purtroppo non avete avuto una mia risposta, però ne siete stati veramente tanti e vi ringrazio qui. Vi ho ringraziato anche sulla foto pubblicamente, vi ringrazio anche qui. Grazie veramente a tutti, tutti quelli che hanno avuto comunque il pensiero di mandarmi un messaggino, di inviarmi gli auguri, e soprattutto a voi che avete realizzato questo mega video, questa mega sorpresa che sarete. Grazie. Grazie veramente, vi amo veramente tanto e lo sapete, vi amo tutti, tutta la mia big family. E niente raga, detto questo passiamo ai regalini che non vedo l'ora di farvi vedere. Ovviamente al mio compleanno non potevo non ricevere regali Wicon, cioè sarebbe stata una cosa anormale, una cosa che molti più me, cioè sarebbe stato veramente per me una grande delusione se nessuno avesse fatto un regalo a Saretta della Wicon. Ma devo dire che questa delusione non l'ho avuta, anzi mi hanno sorpreso, sono rimasta ancora una volta così. Che bello, una gioia incredibile, la prima gioia me l'ha data la Jo. La Jo, che voi conoscete benissimo, che voi dite che mi somiglia tantissimo, sì, e lei, la mia Jo, mi ha fatto un regalo bello, veramente bello. E adesso vi faccio vedere il regalo della Jo. È stato il primo regalo che ho ricevuto. Io già quando vi dà busto, già... è così. Che cosa c'è qui dentro? Vediamo, guardiamo un pochino. Allora... io così ci potete vedere, ti rifaccio la scena. Com'è bello, che bello, perché è tutto luccicoso, vedete, sembra tipo un diario che si apre così, si apre ancora una volta e dentro ci sono tutti ombretti, blush e illuminanti. È veramente una cosa strepitosa, una cosa comunque bella, perché è piccolina ma c'è tutto qui dentro, soprattutto questo verde pistacchio. Voi non potete immaginare le sfumature che dovrò fare con il verde pistacchio. Non è vero, scherzi a parte, comunque per me questa palette è bellissima perché non è ingombrante e poi sul mio angolo make up ci starà proprio un amore. E poi, dopo questa meravigliosa palette luccicosa brillantosa, vedete com'è bella. Vedete, piccoli, una pennina. La Jo non si è fermata qui. Guardate, poi vedete, guardate pure la busta di dentro com'è bella, guardate. È bellissima. E c'è un altro regalino. Borsellino e dentro c'è un mascara e una matita nera. Vedete, il mascara è questo qui, questo mascara e la matita nera. Dovete sapere che il tipo 14 di sabato, sì, io andai alla Wicon e voi avete visto che sono andata alla Wicon e Giovanna subito rispose alla storia: ma che fai, domani è il tuo compleanno, tu vai alla Wicon? E certo, Jo, ti devo fare un regalino. Disse lei, no, non andare. Sì, vabbè, ma io mi devo comprare solo un eyeliner. Ma è stata veramente una grande bugia. Andai lì con l'intenzione di acquistare solo un eyeliner, ma quando andai a fare il conto era di 47 euro. Ciò significa che non ho acquistato solo un eyeliner, no. Mi sono fatta dei regalini da sola e fortunatamente non ho acquistato niente che ho avuto poi regalato, cioè non ho doppioni. Anche se la Nancy, che avete visto nel video con me, chi non sa chi è, andate a vedere il video precedente ed è lei, e andatevi anche a iscrivervi al suo canale. Comunque raga, la Nancy cosa ha fatto? Anche lei mi ha fatto un regalo Wicon e io sempre contenta, contentissima, cioè perché io quando vedo Wicon salto di gioia. Vado ad aprirlo e il regalo come me l'ha fatto Jo, la stessa palette. Non ve la faccio vedere perché comunque sarebbe inutile. Comunque vedete, è uguale. E
lei disse, wow, se sapevo prendevo qualche altra cosa, io poi ero indecisa anche così. E disse, vabbè, non fa niente. E lei adesso mi ha dato lo scontrino che devo andare ancora a cambiare, che non so nemmeno se la Wipon effettua cambi, però non so, devo provarci. Adesso voglio farvi vedere i regalini che mi sono fatta da sola. Allora, ho acquistato questo super pennellone per il blush, ma io userò anche per mettere la cipria trasparente, me l'ha detto stesso la ragazza, e io lo uso per entrambi ed è bellissimo. Finalmente dirò addio, ciao a quel pennello brutto, bruttissimo che ho. Il pennello è così ed è bellissimo, così, vedete, bello. Le setole dei pennelli Wacom sono un sogno, veramente qualcosa di eccezionale. Infatti ogni volta che vado ne acquisto uno. La volta scorsa quello da fondotinta, mano a mano sto facendo tutta la collezione di pennelli Wacom, perché sono veramente tutta un'altra storia. Comunque questo è il pennello, vedete? Bello. Poi, e questo l'ho pagato 14,90, 15 euro comunque. Non superava i 15 euro. Dopo vi dirò i prezzi precisi, perché ce l'ho scontato. Un mascara, che comunque i mascara non sono mai in più. Vedete, è così. Così. Una tinta labbra, perché non si può andare alla Wacom senza acquistare una tinta labbra. Questa volta ho acquistato questa qui. Questa è un rosso, però non è un rosso fuco. Un rosso, diciamo, un po' più spinto, con la matita ovviamente abbinata. La matita è la 47 Flower Red e il rossetto è il numero 50 ed è sempre questa qui la tinta labbra, la conoscete, solo la numero 50 abbinato con questa matita qui. Ed è veramente bellissimo, perché io ho questa convinzione che il rosso fuoco non mi sta bene, già ve l'ho detto svariate volte, però mi piace, ho detto adesso provo ad acquistarlo un po' più scuro, non proprio fuoco, e così ho fatto e devo dire che è veramente bello. Poi ho acquistato due eyeliner, uno nero col pennellino rigido, perché io non mi trovo col pennellino morbido, vedete, pennellino rigido, ed è veramente bellissimo. Pensate che io l'ho provato là, perché comunque voglio vedere come traccia le linee, voglio vedere se si secca subito, perché poi quando vado sono impicciosissima. Ho fissata, lo dico, però voglio prima provare. Comunque mi traccio tre linee, la ragazza sulla mia mano, e io la sera tornai qua a lavarmi le mani, non si toglieva. Quindi rimasi veramente contentissima di questa cosa. Ed è questo qui. Lo faccio vedere, perché quindi mi dite come si chiama, qual è. Vedete? E beh, lo straconsiglio, perché veramente una durata lunghissima, e poi è nero, super pigmentato, nero nero, non è che si sbiadisce oppure che lo andare a tracciare ed è un vanel grigio, no, è nero nero nero. Quest'altro eyeliner è brillantinato, io li amo gli eyeliner brillantinati, e questo qui è oro, vedete? La ragazza lì mi disse, tu hai gli occhi non proprio castani, ce l'hai che vanno nel verde, quindi ti consiglio di acquistare questo qui. Ho detto, ok, dammi questo, perché ti sta molto bene, sono sicura che ti sta benissimo sui tuoi occhi, così, così, ok, dammelo. Ed è questo qui, super brillantinoso, vedete? Ho totalizzato anche i 135 punti sulla mia carta Wacom. Se non l'avete vi consiglio di farla, perché è molto comoda, perché quando raggiungete, se non erro, 100 punti, non so quanto avete comunque di spesa alla Wacom, 10 euro credo, non so. Il mascara l'ho pagato 5,90 euro, il pennello 14,90 euro, la matita per le labbra 2,90 euro, la tinta labbra 6,90 euro, eyeliner glitter 6,90 euro e il mascara 5,90 euro, ed è buonissimo, perché i mascara di solito stanno sempre su 10 euro. Comunque ovviamente ci sta il 70% di sconti, ci sono i saldi, e quindi i prezzi erano pazzi, pazzi, pazzissimi, e io sono stata più pazza dei prezzi. Comunque devo dire che questa volta però non ho fatto proprio la cattiva cattiva. E questi sono i miei acquisti Wacom. E poi mia zia, la mia comara, la mia zia Ste, mi ha regalato questo meraviglioso zainetto, che voi lo sapete bene che io sto sempre fissa con gli zaini, perché sono capienti, e poi perché non ho la borsa così, ce l'ho dire.
metto dietro alla schiena e sto comodissima, soprattutto in settimana mi è molto comodo, metto fotocamera, inciuci, trucchi, tutto qua dentro. E questo è veramente bello, vedete, c'ha queste guistelle argento e poi c'ha anche le tasche laterali. Il mio nero non ce le ha, c'ha le tasche qui, qui, qui e qui. E vicino a questo zainetto mi ha regalato anche questo meraviglioso portafoglio brillantinato nero. Ne avevo veramente bisogno perché col portafoglio faccio molto schifo. È una cosa che mi dimentico sempre di comprare. Vedete? Molto capiente, molto bello. Però non è nemmeno tanto grande, perché tipo il portafoglio che ho io sembra una pochette, è gigante. Adesso lo devo cambiare, devo fare questo cambio portafogli. E questi sono i miei regali, ragazzi. Se poi mia madre e mio padre mi hanno detto ti do i soldi e comprati quello che vuoi, perché sanno che io sono impicciosa. Mia sorella mi ha regalato un pigiamone bellissimo, bellissimissimo, che vedrete in una night routine, perché adesso non posso alzarmi per prenderlo perché devo fare un casino. Vedrete in una night routine o in una morning routine, quello là di pile che io amo troppo, strettino, carino, con gli elastici. Bello, i pigiami io li amo, pigiami, vestaglie, cioè io non è che sono la ragazza che si offende se vi regalate un pigiamone o una vestaglia, anzi io sono super felice. E niente ragazzi, spero che questo video vlog, perché è anche un po' di vlog del compleanno, vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se i miei regali vi sono piaciuti, ma soprattutto il regalo che vi è piaciuto di più. Io credo che tutti direte l'anello, perché è stata una cosa romantica. Carmine veramente mi ha stupito, che non è da lui fare queste sorprese, queste cose romantiche, no, proprio no. E invece l'ha saputo fare, ma soprattutto ha saputo tenermi all'oscuro di tutto. Quindi ciao Carmine, ciao amore. Raga, io vi ringrazio ancora una volta a tutti voi per avermi fatto gli auguri. Ringrazio tutta la mia famiglia che è venuta a farmi gli auguri. Ringrazio Raffaele, Giovanna, Nancy, che sono stati con me sabato sera a mezzanotte e abbiamo iniziato i festeggiamenti. È stato un compleanno veramente meraviglioso. Spero che questo video vi sia piaciuto. Aspetto i vostri commenti, ma soprattutto spolliciate questo video. Facciamo arrivare questo video a 2000 like per un nuovo vlog. Ci vediamo nel prossimo video, vi lascio con un bacione grande. Ciao amori, vi amo. Ciao, se non siete iscritti vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate il campanellino, fate tutte le cose che vi dico sempre. Se non me le fate dire sempre, voi fatelo, però non vi dimenticate che siamo quasi a 58.000 iscritti. Non so se avete visto, però vedete. E seguitemi su tutti gli altri social, che sono diventata una signora molto attiva, una saretta sempre attiva su Instagram, faccio tante cose divertenti. Se non mi seguite, seguitemi, se vi volete divertire. Ok? Ciao. Soffrire, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa.